Buongiorno a tutti, mi chiamo Nicola e sono un dipendente di un'azienda della logistica e ho scelto di impegnarmi nel sindacato. Questo mi ha dato la condizione di analizzare, imparare e di comprendere tantissimo nel mio settore e non solo. Ho affrontato numerose situazioni in cui i lavoratori sono sottopagati, sfruttati, in cui mancano i più elementari principi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella mia esperienza ho incontrato molti colleghi che risultavano impegnati per un gran numero di ore su turni massacranti, dove il ricatto morale è rappresentato dal o ti va bene così o quella è la porta. Parliamo di situazioni purtroppo comuni in una provincia che oggi rappresenta uno dei principali hub logistici dell'intera nostra nazione. Parliamo di decine di migliaia di lavoratori italiani e stranieri che ogni giorno producono un numero impressionante di ore di lavoro senza avere un giusto contratto. Parliamo di cooperative che con un ritmo cadenziato cambiano nome, falliscono o spariscono nel nulla, dove non pagano i contributi ai lavoratori e le tasse allo Stato. I lavoratori, sempre più confusi e disorientati a causa dei continui cambiamenti e senza la possibilità di poter accedere a un mutuo in banca a causa della mancata stabilità del proprio posto di lavoro. Ancora, una delle più tristi caratteristiche degli appalti logistici è l'elevato indice di infortuni derivati dall'uso di mezzi non a norma e dagli eccessivi ritmi di lavoro che costringono gli operatori a spingersi al proprio limite fisico. Ciao, sono Miriam, infermiera che lavora in sanità pubblica da oltre 35 anni. Se guardo i lavoratori del mio mondo, trovo molti colleghi resistenti. Resistenti perché restano alle dipendenze di un datore di lavoro che fatica a riconoscere il valore delle risorse umane attraverso uno stipendio adeguato. Se confrontate i colleghi europei, siamo tra i meno pagati e con un rapporto tra professionista cittadino che ci pone a livello dei paesi che consideriamo terzo mondo, risultando quindi anche sovrautilizzati. Lavoratori resistenti perché affrontano un invecchiamento generale della propria comunità, con un ricambio generazionale insufficiente alla luce di un mancato riconoscimento del lavoro come usurante, nemmeno per coloro che svolgono turni notturni. Crescono i lavoratori di personale che sviluppa esenzioni ed esoneri di patologia, che possono essere anche ricondotte all'attività lavorativa, così come in aumento il disagio psicologico di chi come noi si cura degli altri quotidianamente e professionalmente. Noi operatori della salute fatichiamo ad ascoltare i sintomi di questo malessere e purtroppo difficilmente chiediamo aiuto. Siamo lavoratori resistenti che vengono considerati una spesa da contenere piuttosto che una risorsa da incrementare. Ancora oggi, dopo che agli occhi di tutti si è visto cosa produce una sanità sotto pressione.